Abbiamo inserito, secondo l'indicazione che abbiamo dato in questo consiglio la scorsa volta, il discorso del fotovoltaico, che non era previsto nel bilancio, cioè nel programma delle opere triennali dell'altra volta, e quindi è stato inserito dopo per questo discorso che abbiamo fatto appunto l'altra volta sul piano di gara e quant'altro. Quindi l'inserimento era doveroso a livello, diciamo così, di ragioneria, chiamiamolo comunque, tutto riportato a spesa zero per il comune. Noi abbiamo detto la scorsa volta, cioè il punto dell'altra volta, diciamo, reinserito per correttezza delle opere del programma triennale. Quante, se si posso, quante frate sono arrivate? Ah, perché sai, io ho letto bene il bando, l'ho letto anche 2 o 3 volte, ma siccome sono duro, non capisco niente. Allora sarei a caso che me lo spiegate un po', perché secondo noi c'è qualcosa che non funziona. Ma... Beh, a parte il fatto che è bello leggere che il testatario del comune, il testatario del contatore è il comune. E il comune gode degli incentivi del quarto conto energia, in quanto PA, pubblica amministrazione. Poi voi qua fate un passaggio e dite: l'amministrazione comunale dovrà divenire unico responsabile del punto di connessione alla rete esistente, cioè quello che ho appena detto. Quale corrispettivo alla ditta concessionaria, cioè la ditta che dice l'appalto, verranno riconosciuti gli incentivi GSE per la durata di 20 anni. Allora, se non ho capito male, il comune percepisce per 20 anni i contributi dalle nostre bollette, perché gli incentivi, lo sapete meglio di me, sono dati dalle bollette della corrente, dell'energia. E questi contributi pubblici il comune li gira alla ditta privata, che la ditta privata non potrebbe mai accedere al quarto conto energia, ma può accedere solo ed esclusivamente al quinto conto energia. Quale che cosa non funziona, eh? Beh, sindaco, una ditta, se adesso, se tu, un privato o qualsiasi ditta, adesso, ad oggi, fa un piano fotovoltaico, per forza, entra nel quinto conto, non può entrare nel quarto. Le PA hanno una sorta di agevolazione, che trovo anche giusta personalmente, che accedono al quarto conto energia, cioè quello vecchio, con contributi decisamente più alti del quinto conto. Bene, voi per 20 anni girate i contributi che ricevete dal GSE a un privato. Articolo 6, corrispettivi, sul quale il comune di Novara riconoscerà la ditta concessionaria di importi scaturenti dal riconoscimento della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE. Sì. Bene, ai sensi del DM, decreto ministeriale 5 maggio del 2011, quarto conto energia, per tutti gli impianti realizzati per 20 anni. Resteranno, quando lo stanno sul posto, è fatto lei, cioè, che non è mia, che dico mia, vi è scritto qua. Sì. Bene, voi girate per 20 anni i contributi GSE pubblici a una ditta privata. Dopo lo potremmo capire. Avete fatto i conti di quanti ne date? In 20 anni quanto la ditta in camera? No, lei parla di curiosità, capisci? Quindi me lo potete dire? Perché noi l'abbiamo fatto. Se dovevamo parlare,
questo noi abbiamo fatto una verifica di inserire, vorrei essere verificato di tutti. No, no, lei fa capire perché è arrivato un'offerta sola, no? Poi cioè, ma è anche bello come ha detto Emanuele, che l'articolo 4. Sì. Anche Tavesa ha scommesso che non arrivava nessuno l'ultimo consiglio. Ha fatto scommesso per di cosa? Che non arrivava nessuno a offrire. Ma sì, ma vabbè, ma. Va bene, sì. No, a parte che non c'entra niente con quello che è stato detto l'altra volta. Si parlava di affitto dei tetti e questa è l'altra cosa. Cioè, è come. Non c'entra niente. Provare a affittare gli edifici, i tetti degli edifici pubblici. Questa è un'altra cosa, secondo me. Detto questo, nell'articolo 4, le procedure a carico del comune, che saranno a carico del comune, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Quindi, fra 10 anni, gli inverter sono da sostituire, perché devo parlare di sostanzialmente, e i contributi li devo a Picco Pallino che ha vinto, cioè, alla Faronda. Lo può da me, se sono. Perché te 3 ore devi partecipare alla gara? No, ma io non partecipo, mi ha dato, voglio dire, insomma, qua. Se devi un farone. No, non ha farone, nel senso. Se quella se qua che si. Le lampade ci sono sempre a fare. Allora, se qua è scritto, qua c'è scritto, saranno a carico del comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Bene? Cioè il comune paga gli interventi straordinari e ordinari. Faccia il suo intervento. La... Fa l'intervento, forza. Poi rispondiamo. No, quello che voglio dire io è che mi sembra che sarebbe il caso che lo fate voi questo piano e vi tenete i soldi del GSE. Ma se fa male, no, stiamo discutendo della variazione del piano delle opere. Ah, quello che faccia l'intervento. Sì, ma questo qua rientra nel piano delle opere, se non mi capisco, cioè, mi sto pegando. Dico, fa l'intervento. Sì, non può fare l'intervento. Sai, c'è un interrogatorio che faccio fare l'intervento. Un interrogatorio? Perché? Un interrogatorio. Allora, lì, nella delibera che è scritto che modificare le opere pare il piano sì, giusto o no? Sì. Beh, ora parliamo dei piani fotovoltaici. Lo faremo mia per la casa dell'acqua, ma noi i piani fotovoltaici. Ti sto dicendo, vi sembra, secondo voi, eticamente corretto girare degli incentivi pubblici per 20 anni a una ditta? Non so, cioè, voglio dire, non so, avete fatto un conto, cioè, una stima approssimativa di quanti vedete, 25 anni, 20 anni? Non so, è arrivata un'offerta sola, beh, cioè, un po' strano, scusami, no, deve finire l'intervento, non interrompo. No, ma poi sai, non interrompo. Allora, guarda, gli impianti da realizzare devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre, cioè una cosa impossibile sostanzialmente. Perché hai nel mese di dicembre hai circa 20 giorni, perché sai, ci sono le feste, se domattina ti verso le buste, la busta, scusate, io non lo faccio, la busta, una, pizzica lì, la forza dell'occhio, cioè, non è niente, ah no. No. Può essere che sia anche... Se ne sono... Ma scusa, se ne sono niente, che fa? Scusa, adesso se sono buste, se ne sono buste, che fa? Prego, Monesti, dai, finisca di te. Ma finisca di te, perché il sindaco ti sta facendo delle domande che io ti rispondo? Fai tutte le domande, fai tutte le domande che vuoi. Hai una, fai tutte le domande che vuoi. Se tu hai una proposta sola, perché ne sono una, giusto? Beh, domani mattina apri sto busto. Cioè, non so, vizi che lì o no, anche niente, non si fa niente. Perché se la documentazione non è a posto, se non la presa di che si faccia l'impianto, che entro l'anno abbiamo l'impianto fotovoltaico, va bene o no? Io dico solo. Va bene o no? Per la volta Allora, per la volta che il problema sui tetti del comune.
Adesso puoi parlare, sì. No, volevo chiedere solo una cosa, Mirko, ma non avevi
ma non va un po' in contraddizione il discorso di dire noi diamo il il valore della GSE alla ditta privata, quindi facciamo un favore alla ditta privata, come un favore, regaliamo, sembra quasi che regaliamo qualcosa, ma dovrebbe esserci molte più ditte che vengono qua, cioè, vedendo che è un bando così appetibile, dal momento che invece ce n'è una sola. Ecco, quello non capisco. Il punto recita, modifica programma triennale. Ma come fai a farlo 6 mesi prima? Cioè, certamente lo fai 6 mesi, ma dobbiamo farlo tutto in quarto contro energia. Perché dal 31 del 12 passiamo il quinto contro energia, se ce la facciamo adesso, e se no viene fatto con tutto un altro calcolo. Sì, ma